Maurizio, buongiorno. Ci puoi raccontare com'è nato il progetto Muracci Nostri a Prima Valle? Sì, ciao Marco, io sono Maurizio Mequio. Quando faccio parte di questi progetti di arte di strada mi chiamo, mi firmo poeta del nulla. Com'è nato Muracci Nostri, che in realtà ad oggi non si chiama più Muracci Nostri, ma Invisibile. È iniziato tutto tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015. Ed è iniziato tutto nel quartiere di Prima Valle, dove io sono nato, cresciuto, dove è nata e cresciuta mia madre, e dove si trasferirono i miei nonni, proprio agli inizi della nuova popolazione del quartiere. Periferia, quella di Prima Valle, che è una periferia particolare, non Certo. come oggi. La maggior parte dei nuovi abitanti la intendono, non è un quartiere che nasce fuori dal raccordo anulare, non è un quartiere che vede sommarsi giornalmente persone che magari non trovano affitti a buon prezzo vicino al lavoro e quindi si rifugiano dove costa di meno, ma è una comunità non liquida, è una comunità che ha una storia, ha tanti passati, tante ferite che ha condiviso e che è aperta perché anche politicamente, anche se tacitamente oggi è orientata all'accoglienza, all'aiutarsi, allo stare dalla parte dei deboli e anche al trovare dei modi per sopravvivere dove non arrivano le istituzioni. È iniziato tutto dalla voglia di ragazzi, non più tanto ragazzi, perché comunque eravamo in media sui 30-35 anni, di fare qualcosa sotto casa. Come capita spesso in questi posti ci sono tante persone che fanno tante cose belle, però le fanno fuori. Le fanno fuori, intendo in altri quartieri, in altre città, perché è più semplice. Perché anche mettersi in gioco davanti alle persone che conosci non è facile, ma anche perché ci sono delle situazioni un po' stantie. Ci siamo guardati, eravamo amici, ci vedevamo, ci incontravamo fuori e abbiamo detto perché non facciamo qualcosa qui. A stimolare un tutto è stato forse un romanzo che scrissi allora, è un romanzo che si intitola Piccioni e farfalle fanno la rivoluzione. È un romanzo che è nato sui social dove questa storia si stava sviluppando e si stava sviluppando. Io la condividevo e piano piano si è creato un pubblico che era un pubblico di lettori del quartiere e la storia è ambientata nel quartiere e che in qualche modo mi indicava i luoghi da inserire e ci siamo resi conto che il fatto stesso che alcuni luoghi che per noi insomma, erano luoghi anche di tristezza, perché ogni volta che ci passi dici mamma mia che degrado, se si può utilizzare qui il termine, degrado intendo il fatto che le istituzioni non intervenissero su quei luoghi per renderli abitabili fondamentalmente, e però noi ci camminiamo sempre, ci passiamo. In realtà il fatto di essere luoghi anche letterari ci davano un orgoglio, ci davano qualcosa di felicità. E vedere che in poco tempo si faceva qualcosa ci ha fatto contenti, anche perché era qualcosa che si faceva senza che erano le istituzioni che organizzavano la cosa. Noi l'abbiamo fatto, Dal diciamo, basso. dal basso, è una cosa che è rimasta sempre in tutti i progetti fino ad oggi, autofinanziandoci, facendo le collette nei posti. Siccome veramente era piaciuta tanto la cosa, ci è venuto in mente poi di fare un primo festival e in una settimana abbiamo fatto esplodere il quartiere perché ogni festival che abbiamo fatto andavamo sulle 10 opere che in 4 giorni venivano tirate su e poi dopo nel tempo abbiamo portato avanti anche un discorso legato all'arte di strada e ai ragazzi.
è nato tutto da qua. Nel 2018 abbiamo cambiato nome, da Muracci Nostri siamo diventati Invisibile. Invisibile, questo cambio di nome è importante perché in realtà era un segno che volevamo dare sia su quella che è proprio il movimento dell'arte di strada, che negli ultimi 2 anni è cambiato molto a Roma. A noi non andava di diventare un progetto che avesse successo, a livello di riconoscimenti istituzionali, a livello di anche di finanziamenti privati, di interessi che andavano a cambiare. Volevamo restare un progetto a disposizione del quartiere. Al Perché contempo invisibile, quindi? Invisibile, perché crediamo che abbiamo pensato che a un certo punto, dopo che abbiamo fatto forse 200 murales nel quartiere, e che la maggior parte erano anche murales che sono stati fatti in forma non legale, non autorizzata, non c'era bisogno di rendere ancora più visibile questo, ma di fermarci con gli abitanti e ragionare su quello che non riescono a vedere e che forse insieme possiamo vedere e possiamo rendere più vivibile. Quindi abbiamo pensato di fare meno opere autorizzate, più piccole opere magari non autorizzate o comunque con l'ok degli abitanti, ma soprattutto fare laboratori, fare esperienze di discussione, legate anche ad altre arti, condivise con gli abitanti in luoghi magari non, che non sono consoni. Per esempio, abbiamo fatto delle mostre in un mercato coperto, degli spettacoli all'aperto. Abbiamo cercato, e questa è l'ultima fase del nostro progetto, di costruire una mappa del quartiere che unisse opere d'arte a luoghi di interesse sociale, con associazioni che fanno opera di assistenza legale gratuita per gli abitanti, e anche esperienze di lavoro, quindi dei luoghi di lavoro etici, cioè che sottoscrivano un piccolo manifesto di questi luoghi di interesse, una mappa viva per raccontarci dal basso. Noi lo vorremmo chiamare distretto culturale antifascista di Prima Valle, in cui chi aderisce alla fortuna di essere tra i posti più importanti del quartiere, riconosciuto da tutti, però anche dice che ama Prima Valle, ama l'arte, mette lo studio al primo posto, è contro il fascismo, non è razzista ed è contro tutte le mafie. Una cosa molto semplice, che può unire scuole, esperienze di lavoro, luoghi di interesse storici e i nostri murales, e che in qualche modo può dire dal basso: noi siamo questo, siamo Quindi questo qua. l'arte diventa soprattutto appunto uno strumento per fare rete, ecco, per ricreare un legame sociale di comunità. Il tentativo è quello di fare rete, di riuscire a raccontarci dal basso. E fare rete significa, secondo noi, anche mettere le cose belle a disposizione di chi ha delle difficoltà e ha bisogno di chiedere aiuto o di farsi sentire, farsi ascoltare. Magari se alzi la mano ed è un ditino piccolo, non ti vedono. Se invece alzi la mano e con l'altra mano sei stretto a qualcosa di bello che hai riconosciuto, forse ti vedono e ascoltano anche la tua istanza. Fare rete è anche questo qua, secondo me. È importante che i ragazzi siano orgogliosi del proprio quartiere, ma perché devono essere orgogliosi del proprio quartiere? Perché ci sono delle cose belle, perché ci sono dei valori condivisi, ci vogliono dei riferimenti valoriali che si costruiscono insieme, e poi bisogna essere anche in grado, secondo me, per vivere la periferia, di sentirla propria, mentre invece come era prima il quartiere, lo è ancora in realtà, perché poi i murales si rovinano anche col tempo, sono dei luoghi grigi, delle scatolette che sono attraversati da noi per andare al lavoro o per andare a scuola.
questo ci rende più deboli. Invece vedere che queste cose che abbiamo attorno in qualche modo parlano di noi, ci emozionano anche e sono aperte, quindi ci si può lavorare sopra per renderle ancora più belle, fa sì che non siamo più prigionieri di scatolette, ma siamo proprietari di un posto che apriamo al mondo. E hai nominato le scuole, appunto, e ti volevo chiedere se entrate anche lì in qualche modo, se fate dei progetti anche per coinvolgere i ragazzi delle scuole. Vi racconto un'esperienza del liceo Einaudi. Questa scuola che funziona benissimo, con la quale abbiamo lavorato tanto, oltre al far conoscere la storia del quartiere, a fare dei percorsi con loro, a raccontare i temi delle nostre opere, abbiamo fatto anche degli incontri in classe, quasi ogni anno fondamentalmente, e anche più volte con tematiche diverse, perché veramente è una scuola che funziona. La vice direttrice con gli insegnanti ci ha chiesto se volevamo fare un murale sulla facciata. Lo ha fatto Gomez, che è un'anima fondamentale di Invisibile, però è stato fatto insieme ai ragazzi, c'è stato tutto un progetto di collaborazione. I ragazzi hanno dipinto le pareti, che erano di fronte alla facciata. Io ho scritto diverse poesie che sono state scritte sotto la facciata, e un altro artista, Franco Durelli, ha seguito i ragazzi passo passo nella cosa, e lui si è raccontato l'adolescenza su questa facciata con un'opera incredibile. Poi lavoriamo molto con le scuole primarie, con piccoli laboratori, e anche con quelli che vengono chiamati tour. Noi siamo contrari ai tour, in realtà. Pensiamo che la gente debba perdersi nel quartiere e che le esche potrebbero essere i nostri murales. Però se noi guidassimo le persone a vedere soltanto i nostri murales, la gente non conoscerebbe il quartiere, non si perderebbe il quartiere, avrebbe ancora magari il pregiudizio che è un quartiere difficile, che è un quartiere in cui non tutto è buono. E invece noi pensiamo che i murales sono solo una piccola parte del quartiere. Noi ci siamo detti soltanto che con i bambini e con le scuole questo l'avremmo fatto, sempre gratuitamente. Con i ragazzi, quando facciamo i giri, ci soffermiamo su due cose: sulle storie che riguardano il territorio, raccontiamo la storia del posto, e poi su quello che è l'importanza dello scrivere e dipingere sui muri. Quando noi abbiamo dipinto, l'abbiamo fatto con l'aiuto anche della cittadinanza, abbiamo cercato insieme a loro una tematica, abbiamo presentato dei progetti che insomma dovevano piacere un po' a tutti, perché poi i muri sono di tutti, e c'è un lavoro dietro. Con i ragazzi cerchiamo anche di fargli capire che c'è sia il gesto che è importante, ma c'è anche lo studio. Lo studio è una modalità di costruzione dell'opera che, se è condivisa il più possibile, ha più probabilità di riuscita. Un altro che stiamo facendo nella scuola Maffi, che è una scuola primaria, insieme a Melting Pro e al progetto Park, abbiamo fatto fare anche a loro dei giri tra le opere che sono nel quartiere. Questa associazione ha chiesto ai bambini di inventarsi delle storie su ogni opera, e con loro vorremmo lanciare la nostra mappa, cioè partire da una mappa che stanno facendo i bambini con questa associazione, sovrapporci la nostra, e poi, se ci sarà la possibilità, vorremmo partire dall'incontro con le famiglie dei bambini per discutere di quel manifesto valoriale, che sarà il punto focale per ampliare la mappa agli esercizi, alle scuole e a tutto. Quando abbiamo fatto il nostro ultimo festival, l'ultimo festival ufficiale, il Festival Volonté, avevamo sperimentato una cosa che secondo me è interessante,
Noi abbiamo pensato che, allora, che una parte dei muri andava agli artisti più importanti, un'altra parte al lettering e al writing, in modo tale che c'era un dialogo e c'era anche una capacità di condividere col pubblico cose che sembrano diverse ma che sono legate. E invece un terzo degli spazi andava proprio ai giovani, a chi stava al primo muro. Non sempre però è così, perché oggi l'arte di strada molte volte cala dall'alto, molte volte sembra la soluzione di grossi problemi, purtroppo non lo è. Noi abbiamo sempre detto possiamo portare le rose, ma non il pane. Anzi, vorremmo chiudere il nostro progetto dicendo ok, queste cose qua, se sono utili, usateli come strumenti per cose più importanti. Molte volte un murale su una facciata finanziato da un'istituzione per un po' fa contenta la gente, però poi magari dietro quella facciata ci sono infiltrazioni, stanno tutti male, dentro abbiano persone che hanno affitti alti, oppure sono vuote le case, oppure c'è una scuola dove non ci sono bagni che funzionano, ce n'è uno. I ragazzi hanno bisogno di prendersi spazio. Infatti immagino ora col coronavirus, i ragazzi hanno sofferto moltissimo, non gli sono state date risposte, non sono stati calcolati per niente. I ragazzi sanno fare una cosa purtroppo, sanno abbozzare, sanno chiudersi, sanno isolarsi, che non è resilienza. E finché noi non ci rendiamo conto di queste cose, non ci rendiamo conto che hanno delle esigenze i ragazzi e che se le chiedono a bassa voce è soltanto perché non gli permettiamo di chiederlo ad alta voce, non è che significa che stanno bene. Cioè, Prima Valle è incredibile, è un posto che se tu lo vedi in superficie e vieni da fuori dici, oh, ma dove sono capitato? Però se invece piano piano lo scopri in maniera sotterranea, è piena di cose invisibili ai più, ma che se vedi dici, ah, allora si può vivere bene anche in periferia senza una lira. Ecco, diciamo che la situazione in cui ci troviamo adesso, come noi, come piccola associazione, è la situazione che rispecchia più Prima Valle. Siamo invisibili, però cerchiamo di fare rete e di andare avanti. Certo, servono anche le opere grandi, le opere belle, perché come dicevo, se no succede che tu hai una piccola istanza, alzi il dito e non ti vedono. Però, ecco, diciamo, il mix di tutto, in qualche modo, può saldare una comunità. E a volte è la comunità pure che può indicare la strada alle istituzioni per sopperire a delle difficoltà che ci sono.